Vorrei parlare col direttore. Il direttore non c'è. Vai. Cosa vuole? Io devo proporgli un affare molto vantaggioso, molto. Non sono autorizzato a farlo entrare, sconosciuti. Senta, io sono un giornalista del pomeriggio e ho una... Oh, finalmente! Era ora che la stampa si accorgesse di noi. Venga, venga a vedere come siamo trattati. Capo, sono Camillo. Qua stanno succedendo cose strane. Ha comprato una macchina da scrivere mezza rotta, mezza vecchia, piquaccio Meleoni. E ora sta entrando in un istituto per ciechi. Ok, ho capito. Tu continua a seguirlo, eh? Però mi raccomando, non ti fare vedere. Come vede, siamo qui, soli, abbandonati da tutti, senza assistenza. Gli unici veri amici nostri sono i cani, ecco. Ma sì, poveretti, anche per loro non ce n'è per nessuno, non ce n'è abbastanza, ecco. Senta, dia un'occhiata. No, comandi. Voglio dire. No, mi scusi. Dico, è passato un signore con due cani. Ah, Peppino! È il suo cane Polifemo, è diventato cieco anche lui. Pardon, non vedente. E allora ci hanno dato un altro cane che li guida tutte e due. Ecco. Venga, venga, andiamo, andiamo. Sì. Senta. Ecco, ecco. Sente? Questo cortile tutto abbandonato. Una volta era un giardino fiorito. Parlo per sentito dire. Adesso che se ne occupo, ci è rimasto solo il povero Giacomino. Giacomino! Ehi, su qua! Attenzione! La scappata bella, eh? Sì, la scappata molto bella. Molto. Perché parla così? Chi? Come? Ma ho sentito una voce. Dove? No, 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 è una sua allucinazione. No, veramente, scusi, per favore, dove sono le donazioni? No, mi perdoni, una domanda di taglio prettamente giornalistico. Ma dove sono questi regali, queste donazioni che ricevete? Ci sono, no? Ma che? Tutta roba di scarto, prosciutti, ranciti, calzettini col buco. Si figuri che stamattina ci hanno mandato una macchina a scrivere vecchia, decretica. E dov'è adesso questa macchina? Scusi. È nell'ufficio di Don Paolino, il nostro direttore. Sono da questa parte, mi scusi. Il nostro giornale è interessato esclusivamente a questa macchina. Ma non sono autorizzato, mi dispiace. Venga a vedere qualcosa di più interessante. Sì, ma guardi, il direttore del giornale. No, no, questa, questa, guardi, questa, che è l'unica cosa. Guardi che di me si può fidare ciecamente. Mi scusi. Io avrei bisogno. Senti? Neanche i detersivi ci danno. È d'inverno qui pieno di spifferi, sa? Tutti mezzi rotti, guarda, tutti rotti, tutti rotti, tutti rossi. Ma, direttore, questo è l'ufficio del direttore? Sì. Don Paolino? Sì. Il giornale lo vuole intervistare, ora? No, 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 no. Lo vuole intervistare. Ma lo vuole intervistare. Vuole intervistare. Rancio pessimo, cibo avariato. Anche qui in cucina siamo soli, sì, abbandonati, senza assistenza. Vabbè, d'accordo. Povero Torino, cucinato. Deve fare tutto da solo. Scusate, però voglio dirle che al nostro direttore non gliele frega niente. Cioè, il nostro giornale non è interessato alla qualità del cibo. Il nostro giornale vuol sapere ne solo vuole notizie sulle donazioni che voi. Sì, È bella calda, eh? Lo so. Io prendo solo un po' d'acqua per la mano. Oh, questo è Don Paolino. Dov'è? Non lo so. Sarà andato in banca, avrà trovato un po' di coda. Non c'è. No. È fuori. Sì. Benissimo. Allora l'intervista è finita. Il giornale è soddisfatto. Io la ringrazio. Arrivederla. L'accompagno. No. Conosco la strada. Rimanga seduto. Grazie, eh. Arrivederci a tutti. Cioè no, a risentirci, sì, voglio dire. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci a tutti. Ancora con la voce di prima. Strano. Ay, 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 ay.
Non c'è neanche qui. Non è neanche questa. Maledizione. Ehi, lei, che cosa fa? Si fermi, aspetti un momento. Fermatelo! Fermatelo! Come facciamo? Fermatelo! Ma come va? Aspetti! Aspetti, prego. Ecco qua, alla rifondo di tutto, Rispondo io di tutto. E scriva, mi raccomando. Meliadario Conneo. Che gran fortuna la sua sa, che gran fortuna la sua sa, che gran fortuna la sua sa! Lei si trova di fronte a uno dei più feroci, ma anche più onesti venditori di macchine da scrivere di tutti i tempi. Capisco. In cambio di questa sua, che è superata, superatissima, macchina da scrivere, ma anche di merda, non si offenda, io le offro questa modernissima super elettronica fornita di display, autoscrivente, autocancellate, segreteria telefonica incorporata, e lei sarà felice per il resto dei suoi giorni. Venga! Mi scusi, ma la cosa non mi interessa. Come? Io ho passato tutta la mia vita con questi cimeli. Sì, ma guardi che meraviglia! Pesa moltissimo! Fermo! Fermo! Oh, i miei vasi aztechi sono antichissimi! Allora, il mio vaso cinese della terza dinastia, il pezzo più prezioso della mia collezione. Come la capisco? Anch'io sono pazzo per questi pezzi famosi. Io sono disposto a fare qualunque sacrificio economico pur di rientrare in possesso, di rimettere le mani su questa mia vecchia macchina da scrivere. Tenga! Fermo! Questo è un pezzo unico. È la sedia di Savonarola. Va benissimo. Allora, cara. Penna, ci meri anche questo. Io immagino, ecco qui, io le lascio. L'assegno addirittura in bianco. Bisogna riconoscere che, guardi, le tolgo questo ingombro, ma che c'è? In fondo non è successo niente, no? Ma la vedo un po' rigido. Si lasci cadere, guardi, su questa sedia. Andiamo, via, si faccia un bel riposino qui. Avanti, deciso! Tranquillo. E andiamo, e siamo! Benissimo. Allora, visto l'andamento del pomeriggio, io me ne andrei all'inglese. La saluto e sono stato molto contento di averla incontrata. Che c'è? Non mi guardi così. E mi abbracci. La macchina me la dai consegna, no? Immagino.